Nel febbraio del 1922, l'archeologo inglese Howard Carter scoprì la tomba del faraone Tutankhamon. Si tratta di una scoperta importantissima perché era la prima volta che si trovava la tomba di un faraone intatta, quindi che non era stata derubata dai ladri e conteneva al suo interno ancora tutto quello che era stato lasciato al re per la sua vita nell'aldilà. Carter poté quindi trovare mobili, vestiti, oggetti preziosi, cibo e, sulla mummia del faraone, anche due pugnali. Uno dei due aveva la lama d'oro, l'altro aveva la lama di ferro. Di questi due era proprio quello con la lama di ferro il più particolare, perché il ferro era un minerale che gli egizi non usavano molto perché non avevano a disposizione molte miniere da cui estrarlo. Cosa ancora più strana, nella cosa strana, il pugnale con la lama di ferro proviene in realtà dallo spazio, perché il ferro comunque infatto proviene da un meteorite, quindi da un sasso caduto dallo spazio. E quindi ci si può domandare se questo fosse visto solo come un'arma o se avesse anche un significato religioso, magico o chissà cosa. E appunto, partendo da questa domanda, che è nata la nuova storia della Banda delle Bende, che si chiama Il Pugnale di Tutankhamon, e che ho scritto io, Alessandro Vicenzi, con i disegni di Roberto Lauccello. È una storia di azione, di avventura, di mistero, di magia e di musica rumorosa, di cui vi parleremo il 16 novembre a Scrittore in Città. Insieme cercheremo di capire come si scrive una storia mescolando insieme la realtà e la fantasia, proveremo a imparare a disegnare le mummie e credo che ci divertiremo. Vi aspettiamo! Ciao!